La voce di Piero Ausilio è echeggiata durante tutto il Gran Gala del Calcio, intervenendo a Sky Sport, offrendo preziosi spunti sul percorso dell'Inter, mettendo in risalto i gol memorabili di Barella e Çalhanoğlu a Napoli, sottolineando non solo la bellezza delle giocate, ma anche l'importanza delle giocate. Tre punti conquistati. Abbiamo vinto giocando un ottimo calcio. Perdere lo scudetto contro il Napoli? Non puntiamo su quello. Vincere a Napoli non è mai facile. Raramente prendiamo punti da lì. Farlo con quella determinazione è stato fondamentale. Vi chiedo di restare fino alla fine perché quello che ha detto Ausilio sorprenderà tutti, e vi invito ad iscrivervi al canale e mettere mi piace al video per non perdere le prossime novità dell'Inter. Andiamo. Un punto di discussione è stato la costruzione dell'attuale rosa dell'Inter, dove Ausilio ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto. Il compito di sostituire giocatori storici in nerazzurro non è stato semplice, ma ha evidenziato l'affiatamento che c'è tra proprietà, dirigenza e allenatore. Abbiamo fatto valutazioni accurate, ma quello che conta è il risultato finale e siamo ancora a metà strada. Ausilio ha parlato del passaggio di Onana e dell'arrivo di Sommer, evidenziando la positività nei movimenti della società. Questo dimostra che siamo sulla strada giusta. Onana si è comportato bene con noi. Sommer non è qui per caso. Abbiamo seguito a lungo la sua crescita. Quando si è presentata l'occasione, la sua volontà è stata decisiva. Riguardo Thuram, Ausilio ha sottolineato la sinergia tra lui e Lautaro, svelando la programmazione a lungo termine dell'Inter. Abbiamo iniziato a considerare Marcus anni fa. Era la nostra prima scelta insieme a Dzeko quando Lukaku è partito per il Chelsea. Dopo un infortunio, abbiamo visto i nostri sforzi ripagati. Alla domanda sul mercato di gennaio, Ausilio ha espresso una posizione cauta. Non siamo grandi sostenitori del mercato invernale. Crediamo nella qualità a tutto campo. L'allenatore sta utilizzando tutte le risorse, giovani ed esperte, e la squadra sta gareggiando su tutti i fronti. I risultati stanno confermando il nostro lavoro. Della scommessa su Çalhanoğlu si è parlato nei confronti di Brozovic, evidenziando la fiducia riposta nel giocatore. Quando abbiamo dovuto sostituire un giocatore fondamentale come Brozovic, sapevamo cosa avevamo in casa. Kala e Aslani ci hanno dato tranquillità. Hakan, che ha sostituito Brozovic la scorsa stagione, ci ha dato fiducia. Infine è stato affrontato il tema del rinnovo, con Ausilio che ha indicato un percorso tranquillo e determinato. Stiamo lavorando su questo aspetto con calma. Nel breve termine stiamo accelerando. Vogliamo continuare tutti insieme. L'idea è mantenere questi giocatori soddisfatti del lavoro che stanno facendo. Come vedi questi dietro le quinte svelati da Ausilio? Le strategie e le riflessioni sul futuro della squadra vi rendono più fiduciosi sulla direzione che sta prendendo l'Inter? Commentate qui sotto, e forza Inter!